grado di essere integrato. E nel capitolo 5 viene descritta una modalità con la quale si riesce a progettare dispositivi le cui caratteristiche siano integrabili, quindi con occupazioni di spazi ridotti e successivamente come questi dispositivi integrati vengono utilizzati all'interno di dispositivi più complessi. L'ultimo capitolo ci consente di avere una panoramica di come il rumore influenza il comportamento degli amplificatori. Capitolo 6. Naturalmente, questa descrizione, evidentemente sommaria, di quelle che sono le caratteristiche del libro in funzione degli obiettivi che si pone, e non deve nascondere il fatto che questo è un esame di coordinamento di tutta una serie di informazioni che afferiscono sostanzialmente ad esami, che pur non essendo propedeutici formalmente, lo sono in modo sostanziale, quindi non ha senso andare a sostenere elettronica 2 nel momento in cui uno non ha chiari i concetti relativi all'elettronica 1, quindi non conosce i dispositivi di base e non conosce come si analizza un dispositivo, visto che poi in elettronica 2 si avrà il compito di sintetizzare e per sintetizzare occorre, ed è descritto nel capitolo 2, descritto anche nel capitolo 2, avere una serie di esperienze di sintesi. Per sintesi si intende di progetto, quindi si passa da elettronica 1, che è un esame di analisi, cioè si dà un circuito e si chiede quali sono le correnti, le tensioni all'interno di un circuito già dato, a quello che è un problema di sintesi, cioè si dà un'applicazione che è necessaria e si deve progettare tutto il dispositivo. Quindi qui nel capitolo 2 c'è un'ampia serie di progetti e di esempi che descrivono come ci si può muovere. Non si deve, ma ci si può muovere nel cercare di sintetizzare un circuito. Quindi dicevamo prima delle propedeutici che ci sono, anche se non in modo formale, sono con l'elettronica 1, teoria dei circuiti, controlli automatici, teoria dei segnali. E quindi questo rende abbastanza difficile l'approccio ad un esame che, pur non avendo la necessità di recuperare tutti i concetti degli altri esami, ne recupera alcuni. Devo dire, nonostante spesso non sembri così, in realtà i concetti degli altri esami che devono essere recuperati per capire quello che è la parte più sostanzialmente legata all'elettronica 2, sono tutti concetti ripresi dal libro a banda larga. Ripresi in un modo sintetico, ovviamente, ma un modo che, se si sono studiati con adeguato approfondimento prima, quando si è sostenuto gli altri esami, è sufficientemente sintetico per recuperare i concetti che servono poi nell'elettronica 2. Quindi io tenterei prima di recuperare i concetti relativi agli altri esami sul libro di elettronica 2, se poi questo non è sufficiente, allora andare ad aprire i vecchi libri.